adesso vediamo un inizio di gioco, tipo all'inizio di partita si può scegliere la missione da giocare, non ha molta importanza inizialmente, l'importante è poi seguire i tiri colorati. L'obiettivo di ogni missione è tirare i tiri del colore della missione, in questo caso missione blu, e cercare di prendere i tiri blu in un determinato lasso di tempo. Passiamo la palla. Continuando i tiri della missione, si otterranno delle medaglie, che in questo caso non ho ancora, come in questo caso. Ho preso la medaglia di bronzo, seguendo più tiri si potrà prendere la medaglia d'argento oppure d'oro. Come si può vedere, ho ancora 10 secondi di tempo per fare i miei tiri. Questo è un altro tiro della missione. Ho preso la medaglia d'argento. Adesso a zero c'è il tiro finale. Prendendo il tiro che lampeggia in un colore diverso varrà leggermente più punti, ma non è essenziale. Sto prendendo l'ultimo tiro, si finirà la missione. Per iniziare la missione successiva bisogna mandarla o qua, dove c'è Mission Start, oppure sotto questo tiro, tenendo alzata la paletta mandandola sotto, che dopo vedremo. Obiettivo anche di fare le missioni è, facendo 3 missioni in fila, ci saranno delle modalità speciali. Facendo queste 3 missioni in fila si attiveranno delle super rampe, che vuol dire 1 milione a rampa. Di solito in torneo si inizia sempre da queste 3. Obiettivo sempre della missione è prendere i tiri colorati, di giallo in questo caso. Questa è la prima medaglia. E queste sono le missioni. L'obiettivo è completare tutte e 6 le missioni per arrivare a aver pagate le medaglie che si sono guadagnate durante le stesse. Ovviamente prendendo la palla poi si riprende da dove si è arrivati. Infatti mancano 11 secondi alla fine di questa. Ancora un po' di tempo per fare qualche tiro. Tiro finale, si può tirare a qualsiasi parte. Finendo la palla si potrà scegliere automaticamente la missione successiva alla palla dopo.